Signori miei, dopo le indagini relative alla caccia della volpe, andiamo con un'altra parte di questa storia che si chiamerà Illusioni. È la parte numero 10, ovviamente. Oh, abbiamo una cutscene, alleluia. Vieni da papà. Che fa adesso? Sei Christopher. Hai svaligiato la farmacia? Un potente antiacido masticabile. Beh, prendilo, tanto sei già normale. Ansiolitici. Forse per me tutto il mondo dovrebbe prenderli. Ci sarebbero meno stronzi. Ehi. Perché non ne prendi uno? No. E questi. Non si vedeva che era tossicodipendente. Cerca di darti una regolata. Non ti servono. Non mi servivano. Non mi servivano. Scatenato contro la Bloom. Prima stavo bene. Ci stava. Senti, io non credevo che... Stai tranquillo, Ray. Come lo sarò io. Appena fanno effetto. Guarda, ma ti sodomizzassi. Quegli stronzi. Io so dove si trovano e se noi scopriamo chi è il loro capo, posso eliminarlo e avremo una possibilità di tirarti fuori. Ehi, sicuro di star bene? Domanda stupida. Glielo chiedi pure anche te. Vabbè, raggiungi il nascondiglio dei Fixer. Ottieni con la macchina che ci dà il gioco. Madonna. Ah, perché c'è Tobias dentro. Ecco perché. No, anche una macchina migliore ce la potevi dare, eh? Ok, dov'è questo nascondiglio? Beh, anche relativamente vicino, a dir la verità. Ci mancava solo questa. Resterai in macchina una volta arrivati, vero? È una domanda molto difficile. Sei fatto come un liceale a un rave, amico. Cosa? Però come paragone regge? Regge benissimo. Allora. Sinistra, Cribio! Bullshit. Non devi farmi domande? Su cosa? Su quello che faremo. Ah, schifo. Faremo qualcosa? Schifo. Stai scherzando? Fregato. Ma porca puttana, Frue. Certo, questo è proprio ritardato malissimo, eh. Non è per dire, però. Fuori da coglioni, te.
Ci siamo. Giustamente alle 22.47 mi arriva l'aggiornamento sul pacco della spedizione. Ok, va bene. Scusa Fra, non volevo, scusa, non pensavo ti offendessi così. Ah, è perché è cambiato tantissimo, sai? I giochi vecchi purtroppo sono così. Minchia, 12.000, oh, buono. Avete tutti lo stesso arredatore di interni. Devo preoccuparmi per le pillole. Un pochino. Sono fatto, ma ormai è da un pezzo che ci vado giù pesante. Si fa così. Sarò lucido. Sono un bel po'. Bisogna infiltrarsi. Ma con le telecamere non lo si può fare, perché ovviamente il gioco ha messo le telecamere lontane da me, è vero? Forse no. Forse no. Fuori portata, strano. Mary, fuori portata, strano. Vabbè ragazzi, sti cazzi, ce la facciamo tutta. Ce li uccidiamo e ciao. Scusa, volevo coglierti meglio. Adesso ti ho colto bene. Che cazzo, era troppo lontano. Sì, l'ho capito che sta arrivando il pacco, grazie. Sì, ovviamente Mosconi's love, Mosconi's life. Inutile dirlo. Tu madre. Oh, godo. Così vi attiro lì e morite. Bello, perché se gli hacchi l'esplosivo già da morti, stranamente esplode prima. Sus. Ciao. Esplosione è meglio non, meglio di no. Vabbè, a sto punto, sti cazzi. Sti cazzi un attimo, sti cazzi. Cristo! Cosa c'è? È un cadavere. Quale? Ah, cazzo. Ehi, se non mi avessi trovato, potevo essere... Zero. L'hanno cancellato dal sistema. Devo trovare un modo per entrare. C'è la sala di controllo, ci sarà sicuramente da scansionare sto trabiccolo qui. Come non detto. Che prima ovviamente l'ho mosso senza capire come funzionasse. Classico mio fare queste cose. Ok. Ah, qua ci vuole il robottino, vero? Dammi il robottino, va. Auto RC. Non lo facciamo cascare sotto, sennò poi è un dramma. Ok, niente panico. Deve essere. Niente panico, muori. Speriamo. Non ne ha fatto fuori uno, ne ha fatti fuori due. Bene così. Fatti sotto, sì, certo, aspetta che vengo. Sicurezza high-tech per un'operazione low-tech. Ma che razza di VIP faranno passare da qui? Ciao. Cazzo, è impossibile. Aspetta, vieni qua. Una protezione. Ciao.
A posto. Allora, va usato quello, però va anche sbloccata la porta, vero? Appunto. Le chiamiamo Eugene. E la porta è laggiù, vero? È questa? Non è questa, lo sapevo. È questa qua. Dimmi cosa cambia, ti prego, dimmi cosa cambia. Sblocchiamo anche quella, così sei contento. Soldini, denaro, potevo anche raccattargli Eugene. E usiamo il computer. Fruer, hackerò il sistema di sicurezza. Vai in posizione. Che disegnone. Allora, partiamo da... direi questo, che forse mi pare la cosa più logica. E intanto così. Poi su di noi. Nemmeno una nuvola su di noi. Abbiamo un problema, che non c'è corrente. Dio serpente, non si dice. Anche se ogni tanto fa bene dirlo. Adesso c'è corrente. Adesso c'è. Ti porto lontano ad accarezzare un nano. Dai così. Merda, arriva qualcuno. Non lo posso neutralizzare? Sì, ti sto seguendo con le telecamere. Ha protetto, e come lo proteggiamo? Trasportare le loro vittime. Questo è esattamente il tipo di scenario da incubo che mi leva il sonno. Devi avvicinarti ancora. Entro nel tuo telefono, così vedo. Ah, cazzo. Ok, ci siamo. Akira, Tobias Power. La telecamerina. Le missioni di Bad Blood non sono neanche paragonabili a quelle di Watch Dogs, ragazzi. La missione c'è la storia principale. Aveva Ray Kenny alle costole. Lo cercano a riva, lo troveranno. Devono, cazzo. E invece Tobias Frewer? Kenny è già allo scoperto. L'esca non serve più. È un bersaglio secondario. Ma se lo troviamo, tanto meglio. Che dici della spia? Qualche progresso? I ragazzi se lo stanno lavorando. Parlerà, vedrai. C'è una spia. La spia che mi evitava. Missione di Assassin's Creed. Sì, sentito. Anche stavolta è tutta colpa tua. E come facevo a saperlo? Perché te l'avevo detto. Senti, stavano parlando di una spia. Troviamolo e salviamolo. Probabilmente saprà dirci chi è il capo e dove trovarlo. Poi potrai incazzarti. Oh sì, puoi contarci. Quindi... usciamo fuori? Non usciamo fuori. Usciamo fuori di qua. Raggiungi. Devo passare dall'altra parte. E mi è venuta un'idea. Vedi quella gru? Facciamo come nel bunker. Certo, basta che me li tieni. Basta che non si cada di sotto. E poi possiamo fare tutto, allora. Raggiungiamo la gru. Voglio dare un'occhiata nella barca. Forse la spia è lì dentro. Vabbè, ci sta che sei nella barca. Probabile. Tanto usiamo questo. Direi che è la prima cosa da fare. E poi viaggiamo nel container. Cosa più logica. Boom. Che abbiamo? C'è del movimento. Munizioni. Ti copro io. Qua su c'è una postazione da cecchino. Nasconditi. Ah, ma che fucile mi hai dato? M107. Ah, c'ho due M107. Ok, va bene. Proteggi. Non hanno sentito, fantastico. Diversivo, Ray. Ciao. Ok, vai. Quattro colpi per morire.
Dov'è il prossimo? Attira esplosione. Che faccio? Calma e sangue freddo. Ok. Attento, si muovono. Muori così. Bene. Munizioni non si sa mai. Aspetta, ce n'è un altro che viene da lì. Salvador. Morto anche Salvador. Fermo. Ci potevo andare io sulla... C'è movimento. Sulla barca, eh? Fixer, si muovono. Attento. Bello lì. Ok. Madonna, come li sto acchiappando, ragazzi. Credo siano finiti. Sei ancora vivo? Speriamo siano finiti. Per miracolo. E ora? Ora mettiamo alla prova la tua abilità. Abbassa la gru, così ci entro. Ah, Fruer. Piano. Vuoi usare quella per passare? Vai piano. Eh beh, non ho alternative, credo. Pulsante di rilascio. Non so neanche come è fatto un pulsante di rilascio. Ora sì che sono tranquillo. Bello, poi così al tramonto è fantastico. Tu muovessi la gru, magari sarebbe ancora meglio. Ops. Piano, ho detto. E non farlo con me dentro. Tranquillo, ho capito cosa è successo. Aspetta. Preciso. Ora entro. Ok. Vai. Pronto, e ricorda. Piano. Non proprio piano, eh. Ok, grazie. Va bene. Ferma. Bene, Fruer. Sta lì tranquillo mentre do un'occhiata. Ovviamente, eravamo soli? Ovvio che no. Punto abilità. Perfetto. Poi dopo. Oggetto sospetto avvistato. Andrò a prendermene cura. Vai a controllare, vai. Ciao. Volevi e adesso non vuoi più perché sei morto. Ok. No! Tua madre! Tua madre, quella zoccola bastarda! Tua madre, quella zoccola stronza! Non l'ho visto! Non l'ho visto, vabbè. Ricevuto. Tutto quello che abbiamo fatto. Dai! È l'ultimo dei problemi, però che palle. Non mi sono mai fatto beccare finora. A parte quando era tipo d'obbligo. Va bene. Si fa così. Poi da coglioni. Elite. No. Lo so che stai venendo qua. Lo so. Tu madre. Aspetta, eh. E ciao. Vieni fuori, forza. Bello lì. Manchi tu. Di là. Ma la posizione del bersaglio. Quanto sei coglione, ma insomma anche te è buono e non scherzi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Uccisi tutti, abbiamo rischiato, eh. Se non fosse per l'abilità che ti ricarica in situazioni di salute critica, la concentrazione sarebbe un bel problema adesso, però ci siamo riusciti, ragazzi. L'importante è quello. E quindi hackeriamo il sistema. Se ne vanno e stanno portando qualcuno con loro. Che su, madonna, che palle.
Con l'ambulanza se ne sono andati. Seguili. Seguirli? E come? Inventa qualcosa. Con la betoniera? Con la betoniera, sì. Non avvicinarti. Appena ho finito ti raggiungo. Frue, ho scoperto qualcosa. Senti. Può sedersi. Cazzo. Reggilo, no? Sessione numero 3 con Alex Jaworski, anche se si è presentato... Hanno fatto sadomaso. Alex è un poliziotto sotto copertura. Non sono uno sbirro! Sono solo un informatore, ok? Sentite, mi pagano pure di merda. Ascoltate, liberatemi e lascerò il paese. Ve lo giuro. Voglio tutte le fotografie, inviate o no. E un elenco dei tuoi contatti. Altrimenti il mio amico ti accoltella. Scordatelo, scordatelo. Se te li do... Questa è la macchina della spia? Ehi, no, 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 no! Boh, sei andato come... Ah, forse quella dei rinforzi, ho capito. Va bene, sti cazzi. Ora mi spieghi come fa a parlare. Ma stavo solo scherzando, cazzo. Dai, ferma il sangue. Portalo dal dottore e fallo ricucire. Almeno saprà che non scherziamo. Scommetto che stanno portando via la spia. Li segui ancora? Ci risparmia un sacco di lavoro. Conosce i nomi. Certo, Tobias, sotto quelle sostanze lì che è in grado di guidare, mi pare assurda come cosa, però vabbè. Ragazzi, illusioni portata a termine. Seconda missione dell'atto 4 messa in archivio. Andiamo avanti con la storia, anche perché adesso spuntano le altre indagini, che sono quelle raduno di Dave. Abbiamo punti abilità che poi faremo. E ragazzi, grazie della visione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Adri, un bacione.